Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 settembre. Sui giornali i temi economici sono quelli più importanti perché il 27 settembre deve essere depositato al Parlamento il documento economico e finanziario, non solo depositato in Italia ma inviato ai nostri partner europei per dire a che punto mettiamo il deficit italiano. L'Europa vorrebbe lo 0,9%, TRIA sarebbero secondo quello che scrivono oggi il Sole 24 Ore, non solo, era la proposta che aveva fatto Gentiloni. L'assicurazione che aveva fatto Gentiloni ha detto: guardate che il deficit italiano arriverà allo 0,9% nel 2019. In realtà siamo sempre dei fenomeni a raccontare i deficit futuri, quindi sono certo che con questo documento economico e finanziario parleremo di un deficit oggi e fra 3 anni un deficit molto inferiore. È la solita presa per i fondelli che noi si utilizza quando si raccontano i dati dall'Italia. Ma dicevamo, noi avevamo promesso con Gentiloni 0,9, TRIA vorrebbe rimanere all'1,6% secondo il Corriere da Sera. E non solo il Corriere della Sera, Hug Giorgio, l'asticella è intorno al 2%. Il 2% è questa asticella che permetterebbe all'Italia di fare un po' di manovre. La cosa che mi piace ricordare è che ovviamente il deficit è debiti che pagheranno i nostri figli, non è che i soldi si creano come Di Maio pretende. Trovate i soldi, prendete gli italiani, li troverete, tassate di più italiani di quanto già siano tassati, li troverete, non è che i soldi nascono dall'Europa, nascono dalle nostre tasse e dal nostro lavoro. Ma la cosa che mi diverte, nel pezzo di Franco oggi, apertura fondo del Corriere della Sera, dice Franco Di Maio che spogliandosi delle sue vesti moderate ha lasciato il passo ai toni capricciosi. Allora, a me diverte molto questa cosa che adesso abbiamo scoperto, che c'era un prima e un dopo di Di Maio, e cioè che secondo Franco prima era moderato e oggi è capriccioso. Allora, io trovo veramente ridicolo l'idea di che per attaccare Di Maio, e ce ne sarebbero migliaia di motivi, gli si crea un passato che non ha. Lui non è mai stato un moderato, aveva l'aria pulita del ragazzino pulito, ma ha sempre detto delle cose tremende, ha sempre raccontato del reddito di cittadinanza. Oggi Capone sul Foglio ci ricorda come Di Maio, e mi ricordo anch'io alcuni scontri, li troverete anche in rete con buona fede, ci sostenevano che 17 miliardi per il reddito di cittadinanza, e che ci vuole? Basta, ricorda benissimo oggi Capone sul Foglio, basta fare un po' di tagli, togliere i privilegi alla casta, aumentare le tasse ai ricchi e alle banche, insomma, 17 miliardi li troviamo senza semplicità. Ed è geniale il pezzo di Capone di oggi, perché ci ricorda il fatto che loro erano esattamente non quello che Franco oggi ci ricorda per attaccarli. Una seconda considerazione che io oggi non ho trovato sui giornali, ma che avrei gradito trovare, perché tutti quanti i giornali parlano da 2 o 3 giorni dello scontro tra il ministro della spesa, che di fatto è Salvini, e Di Maio, quelli che vorrebbero più Di Maio ovviamente che Salvini, ministri che vorrebbero dare una bella scossa l'economia, è il ministro dell'economia, e che quindi TRIA resiste, divisioni del governo e tutte queste robe qua. Ragazzi, vi ricordate nella storia degli ultimi 15 anni quante volte un ministro dell'economia, senza andare a Tremonti ma andando a tutti i vari ministri dell'economia, quante volte i ministri dell'economia hanno resistito alle pressioni, spendaccione dei governi politici? Tutti i ministri dell'economia, da un po' di tempo a questa parte, sono dei censori delle richieste da parte della politica, e altrettanto sono, io mi ricordo quando Berlusconi, Brunetta si arrabbiavano con Tremonti, oppure con Padoan si arrabbiavano i ministri di spesa, oppure insomma, tutti i ministri dell'economia sono lì a fare la faccia feroce per le richieste politiche che arrivano dagli altri ministeri. Molto divertente. Oggi si ripete un altro elemento, non solo i ministri politici litigano con il ministro economico, ma come mette bene in evidenza la stampa di oggi, se la prendono con i contabili, con i ragionieri dello Stato. Quindi Grillini, non potendo far cadere TRIA, perché se dovesse cadere TRIA cadrebbe questo governo, cercano di far cadere i suoi uomini, tra cui il ragioniere generale dello Stato, difeso oggi da Oscar Giannino, ho visto su Twitter, non so se sui giornali, che è un baluardo del rigore dei conti pubblici, e si chiama Franco. Quindi ancora nei prossimi giorni, state certi, parleremo ancora di questo numeretto 1,6, 2%, cosa c'entra, cosa non c'entra. Oggi Travaglio dedica il suo fondo alla cosiddetta pace fiscale, dicendo la prima cosa che non è una pace fiscale, è un condono fiscale, ma poi ricordando paraculescamente lo strillone del Movimento 5 Stelle come nel contratto degli italiani si parli di una pace fiscale che non abbia nulla a che vedere con i condoni, cioè non abbia effetti condonistici. Invece di ridere, Travaglio lo prende sul serio il
contratto di governo. Fontana, governatore della Lombardia, è l'unico, secondo me, che seriamente pone la questione delle Olimpiadi, perché per questa farsa italiana che dovevano esserci Torino, Milano e Cortina, e Fontana dice: sentite ragazzi, io vado da solo, il modello Expo lo porto avanti, che si facciano Olimpiadi, che si facciano Milano e Cortina, va benissimo così, i soldi li troveremo. E conoscendo la Lombardia, conoscendo Milano, conoscendo anche il modo con cui hanno gestito non solo l'Expo ma i grandi eventi, io direi che il posto migliore per farlo è proprio qua. Dice un'altra battuta di Fontana oggi in un'intervista che fa al Corriere della Sera, dice: è curioso che lo Stato non dia garanzie, anche se ieri ha presentato l'offerta a Losanna. Beh, è molto divertente che lo Stato non dia garanzie se siamo in due, mentre se eravamo in tre, cioè anche con Torino, dava delle garanzie per le Olimpiadi. Che cos'è cambiato? Beh, è ovvio quello che è cambiato, anche se i giornali non lo scrivono molto esplicitamente e tutti lo danno a vedere, che il Movimento 5 Stelle gli erode, perché sono su questo molto divisi. La stessa Appendino, che è una donna saggia, evidentemente voleva fare le Olimpiadi dopo il 2006, le voleva riportare a Torino, ma gli hanno fatto un mazzo così. E chi gli faceva il mazzo così? I suoi alleati di partito, i suoi compagni del Movimento 5 Stelle, non certo Chiamparino, come ricorda oggi tutti i giornali, che è stato suo alleato fedele per portare le Olimpiadi a Torino. E oggi rosica, dicono che sia nera la Appendino, una retroscena che leggo sulla stampa, ma ovviamente con chi deve essere nera? Con il suo partito, col DNA del Movimento 5 Stelle, con l'idea che era sbagliata fare le Olimpiadi della Coca-Cola. Questo è il tema fondamentale per gli alleati dell'Appendino. Allora, chiaro che non puoi mettere Fontana con un partito che pensa che le Olimpiadi siano delle Coca-Cola e questo sia di per sé scandaloso. Io le farei anche le Olimpiadi, non so, della Nestlé, per quanto mi riguarda, se portano soldi, ricchezza, riattivano città, rifanno infrastrutture in un paese e non ci siano grandi sprechi, ovviamente. Lottieri, fantastico, oggi da par suo ci spiega sul giornale perché è una minchiata il fatto che si tassi d'Irlanda per Apple, cioè lui dice la concorrenza fiscale fa bene e se non ci fosse stata Apple non ci sarebbe stata la ripresa dell'Irlanda. Il Sole 24 Ore di oggi ritorna un po' il sole dei tecchi tempi, che invece di occuparsi di politica economica si occupa di finanza, apre con Carige, c'è un'intervista a Mincione che è l'uomo che sta cercando di scalare Carige insieme a Malacalza, una grande partita finanziaria che riguarda Genova, oltre al ponte ci sono questioni finanziarie su Genova. Ma la cosa più divertente oggi, che secondo me i giornali trascurano nell'apertura del Corriere, in economia è molto messa in evidenza anche sul Sole 24 Ore, è una cosa che vi devo raccontare perché nessun telegiornale ve lo racconterà e sui giornali si rubrica come notizia economica. La principale banca danese, che si chiama Danske Bank, ed è una banca che vale 25 miliardi di euro di capitalizzazione, insomma vale come le nostre, con la nostra Unicredit, stiamo parlando di una banca importantissima, è stata pizzicata a riciclare denaro sporco per 200 miliardi di euro, 200 miliardi di euro in una nelle sue filiali estoni. L'Estonia ha un PIL di 20 miliardi di euro, cioè una banca attraverso le filiali in Estonia ha riciclato 10 volte il PIL dell'Estonia nelle sue filiali, cioè uno scandalo clamoroso. A noi ci rompono i coglioni se prendiamo 500 euro dalla banca, ci fanno firmare 8 moduli se andiamo in Svizzera con 8.000 euro, dobbiamo fare i controcavoli. Una banca danese ha lavato nella sua lavanderia 200 miliardi che arrivano probabilmente dalla Russia, poi diranno Putin, ma in realtà si tratta della malavita, della mafia o di quel che cavolo volete, 200 miliardi lavati nella lavanderia danese. Chi la potrà punire? Nessuno. E noi abbiamo la BCE che ci rompe i coglioni, abbiamo i capi dell'Italia, dell'EBA che sono lì a controllare, abbiamo la Consob che dicono che è sbagliato. Nel frattempo c'è una banca danese che, danese, noi pensiamo che sia il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, 200 miliardi, mentre i nostri gli fanno un mazzo così. Beh, insomma, io questa la trovo una cosa straordinaria e voglio capire i fantastici danesi, quelli che fanno i paesi nordici che sono puliti, perché noi siamo, come disse Juncker, ricordatevelo, Juncker, il Presidente della Commissione Europea, a giugno dell'anno scorso, a giugno di quest'anno, dice: gli italiani devono lavorare di più e essere meno corrotti. Si occupasse della Danimarca,
200 miliardi riciclati, è una roba, io la trovo incredibile. L'ultima cosa, le altre ultime due cose secondo me divertenti sono, beh, stupendo il foglio che pizzica la Castelli, sottosegretaria dell'economia, che va in Parlamento ma non vota, così si può mettere in missione, questo è il paradosso italiano, va in Parlamento, sei sottosegretario, ti puoi mettere in missione ma, e quindi non voti, sei presente ma non voti, sei presente ma sei in missione, e tutto questo perché se no gli avrebbero tolto 206 euro la busta paga delle diarie. Questo è il sottosegretario Castelli secondo il foglio. E Lotito se la prende con la Lega e dice: cavolo, a me mi avete fatto un mazzo così perché ho rateizzato i miei debiti, lo trovate sulla prima pagina del Tempo, e poi voi che rateizzate i vostri debiti della Lega fate finta di nulla. Cioè la Lega si era arrabbiata con Lotito che rateizzava il debito non suo, mentre la Lega rateizza i debiti suoi e Lotito gli fa un mazzo così perché si ricorda quello che gli avevano detto nel passato. Ultima questione riguarda, ultime due questioni, uno riguarda la sinistra. Se avete voglia di farvi del male, leggetevi Carl Petrin sul Fatto e anche Martina, ma Petrin dice: ma quale cene, la sinistra deve tornare a parlare con i poveri? E poi ci spiega che il problema del mondo è l'Africa, perché c'è la deforestazione, i cambiamenti climatici, tutte queste cose, e perché noi mangiamo troppo carne. Siccome noi mangiamo troppa carne, in Africa stanno male. Questo è quello che dice Petrin oggi, e quindi forse magari penserò un po' più ai poveri. Petrin, io ho grandissimo rispetto, ma tutto sto slow food, tutta sta fichizia, tutti sti lardi di colonnata, tutto sto mangiare meno carne, questo secondo te è il vero tema oggi per combattere la povertà in Italia? Pensare a come soffrire, come l'Africa, l'accoglienza, è proprio questo il tema, è proprio preso il tema per il quale sicuramente Petrina avrebbe milioni di elettori se si candidasse. Ultima grande questione, Mattia Feltri, sulle due bambine uccise dalla mamma in carcere. Bonafede ha fatto subito il fico, gli ho fatto subito dimettere, licenziare e sanzionare i responsabili di quel carcere, però Mattia Feltri modestamente sulla prima pagina della Stampa, da garantista, quale dice perché questa donna stava in carcere con due bambini? L'avevano pizzicata, lei che non parla neanche una parola di italiano, in una macchina con due persone che portavano 10 kg di marijuana. Lei ha detto che non c'entrava. Comunque sia, potrebbe anche aver detto una bugia, dice Mattia Feltri, ma c'è una piccola legge in Italia per la quale una mamma con due figli, una di 6 mesi e l'altra di 2 anni, peraltro piccolissimi, non può andare in carcere preventivo a meno che non ci siano delle situazioni di eccezionale pericolo. Allora, vi sembra un caso di eccezionale pericolo quello per il quale una mamma beccata a un traffico internazionale di droga, che lei dice che non ha fatto, ma comunque beccata con due figli, venga presa e sbattuta in carcere? E questa la soluzione? Il carcere preventivo non solo va male per Orsi, amministratore delegato di Finmeccanica, questo non lo dice ovviamente Feltri, ma il concetto è questo, va male anche per la presunta spacciatrice con due bambini che viene piazzata in carcere e che oggi rimarrà in carcere per tutta la vita, mi auguro, perché comunque aver ammazzato due figli non è un gesto che è compatibile con la nostra società. Ma il principio fondamentale è normale un paese che non rispetta i suoi codici e mette in carcere una mamma con due bambini? Mi sembra un libro di Dickens, ve lo consiglio di leggere, con la piccola Dorit che in carcere nacque e visse gran parte del suo tempo. Su questa specie di conclusione ottocentesca e garantista vi do un saluto e vi dico che ci possiamo beccare domani come sempre con la zuppa di porro, oggi pomeriggio a Torino, a parlare di fisco con Eutecne. Benissimo, abbraccio a tutti quanti, sito nicolaporro.it se volete avere altre informazioni. Ciao!